Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come promesso, vado a fare lo svuota la spesa senza glutine. Andiamo. Per prima cosa abbiamo preso questi cappelletti e questi ravioli. Con i ravioli c'era anche questa grattugina in omaggio, carinissima, piccolina, maneggevole anche per i bambini quando sono a tavola per grattugiare il formaggio. Erano due confezioni di ravioli, invece anche i cappelletti ne abbiamo presi due, ma per loro che mangiano tanto, che sono dei mangioni, ce ne vanno almeno tre, perché due ne viene proprio una porzione piccolina a testa. Poi ho preso queste crostatine per Gabri con cacao e nocciola. Poi questo è preparato per impanare della Biaglut. Non mi ricordo se l'ho già preso, mi sembra che è la prima volta, quindi poi vi farò sapere se ci è piaciuto, magari poi lo riprenderemo. Quello della Giusto era veramente molto buono, le cose vengono croccantissime. Vediamo con questo qui. Poi ho preso questi plum cake allo yogurt per Gabriele che sono quasi già finiti perché li uso da portare a scuola, da mangiare a colazione e quindi anche se da solo fanno presto ad andare. Questi biscottini con crema di nocciola, l'altra volta li avevo presi, l'ha mangiato Maurizio, questa volta l'ho preso così lo assaggia anche Gabriele, ci sono altri gusti. C'è anche con la marmellata alla ciliegia, che Gabriele però non può mangiare perché è allergico alla ciliegia. E poi c'è anche con la marmellata, non mi sembra di albicocca ma non sono sicura. Poi abbiamo preso i florelli, che a Maurizio piacciono tantissimo. Sono sopra biscotto e sotto c'è, guardavo se c'era un'altra immagine, no, e sotto c'è la cialdina di cioccolato. E poi avevo preso due pacchi di fusilli, uno l'hanno già mangiato e uno ancora è intero. E basta, questo qui è tutto quello che abbiamo preso, era piccolina. E se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per ricevere le notifiche a ogni nostro nuovo video. Ci vediamo presto, ciao!